Sì, sarò rapidissimo perché voi tutti conoscete Don Remo, lui invece sarà lunghissimo, quindi essendo il nostro ospite d'onore è giusto che si prenda lui il tempo. Ecco, no, a nome del comitato organizzatore volevo ringraziare intanto tutti voi che siete intervenuti, che siete un bel numero, il che vuol dire che questo ricordo del Palio è ancora nel cuore di tutti noi e ancora abbiamo l'adrenalina alta solo quando si sente dire questo nome. A tutt'oggi, quando comincia la festa, ohimè, non si dice andiamo al Gorolin Festa, si dice andiamo al Palio ancora, quindi è proprio rimasto nel cuore di ognuno di noi, nelle vene di ognuno. Un altro applauso particolare lo devo fare al comitato di cui vedo qui l'Adriano, ma anche tutti gli altri ragazzi che hanno organizzato questa mostra, ce l'hanno proposta, noi l'abbiamo accolta ben volentieri, però sono loro che in tutti questi mesi sono andati casa per casa a cercare i cimeli, il palio, gli stendardi, i costumi, tutto quello che era possibile recuperare per riportarlo alla nostra attenzione e alla nostra vista. Quindi sicuramente direi che anche loro meritano un applauso per il lavoro enorme che hanno. Niente, io non aggiungo altro perché, come detto, voglio essere breve. Un fatto solo: Don Remo è arrivato nel 1977 a Burrone, l'anno dopo, a settembre tra l'altro, se non sbaglio, a settembre, l'anno dopo aveva già messo in piedi tutto questo movimento. Sa Dio che shock deve aver avuto quando è arrivato in questa parrocchia, ma tutte queste cose adesso ce le Nell'ambito dell'edizione di quest'anno del Gurone in Festa abbiamo riservato uno spazio per la memoria del Palio, di quella edizione che ha preceduto la forma attuale della festa del quartiere e che ha lasciato un grande segno e degli effetti di cui oggi ancora noi godiamo. Io sono il parroco attuale che appunto usufruisce del frutto di questo lavoro e con me c'è Don Remo che ha dato inizio a questa iniziativa del Palio proprio nel tempo in cui lui era qui come parroco. A lui, curiosamente, vorrei chiedere com'è nata un po' brevemente l'idea di questo palio e per quale motivo. Grazie, io sono Don Remo, come mi ha presentato adesso Don Adriano, Don Remo Gerolami, attualmente sono sacerdote residente con incarichi pastorali a Gallarate. Ho fatto il parroco qui dagli anni 1977 fino al 1989, 12 anni. Quando venni parroco mi aveva preceduto in questa parrocchia un vicario, padre Albano Giolo, che era rimasto qui per ben 3 anni. Ecco, dopodiché sono subentrato e abbiamo pensato a radunare un po' di persone come un piccolo consiglio pastorale, non eletto ma per nomina, insomma, le prime persone che erano disponibili, e con le quali e con i giovani, il gruppo dei giovani, c'era un gruppetto di giovani che ruotava qui attorno alla parrocchia. Abbiamo pensato di fare qualche cosa che potesse servire ad animare un po' la vita dell'ambiente, della parrocchia, così della comunità. E perciò, trovandoci insieme, abbiamo detto invece di fare la festa patronale di San Lorenzo, come già si faceva la prima domenica di settembre, di un semplice giorno della domenica, estendiamolo, allarghiamolo un pochino, magari proponendo dei giochi, delle attività che possono coinvolgere un maggior numero di persone. Così abbiamo pensato a una settimana intera. E come però agganciare le famiglie, come suscitare interesse. Ecco l'idea di fare i rioni e quindi con delle gare, con delle esposizioni, con qualche attività culturale o giocosa, di impegnare, insomma, le persone, dai ragazzi alle ragazze, alle donne, agli uomini, a fare qualche cosa tutti insieme. E questo anche perché io sono subentrato, già si era abbastanza sviluppato il villaggio, cosiddetto villaggio Fratelli d'Italia, e rispetto a Gurone, che era il centro più antico, tra i nuovi abitanti e gli antichi abitanti di Gurone c'era un pochino
di tensione, un pochino di distacco, un po' di freddezza, perché avevano occupato, ma i colpevoli certo non erano gli abitanti, ecco, avevano occupato un terreno che prima era agricolo e molti avevano la proprietà lassù. Ecco, da quel momento si è creata questa piccola tensione e abbiamo proposto di offrire questa possibilità di incontro, di gioco, di appartenenza a una stessa comunità attraverso questa settimana, che poi appunto nelle serate in cui si preparava è venuto fuori proprio il termine Paglio, che abbiamo convalidato. Inizialmente sono partite quattro rioni e poi si è aggiunto quello che era chiamato allora con un termine che a me sembrava un pochino nazista, da campi di concentramento, la 167, il quartiere della 167, ma che poi si è dolcemente cambiato il nome in Santa Rita perché c'era lì l'immagine della santa venerata. Ecco. Lo spazio che abbiamo riservato questa sera è semplice, è una mostra nella quale abbiamo recuperato tutto ciò, il materiale che ci permette di andare a rivedere le diverse edizioni. Il Palio è durato fino al 2004, poi sostituito da questa diversa manifestazione, diversa ma con lo stesso spirito. E infatti il senso della raccolta di questo materiale è quello anche di trasmettere alle nuove generazioni quello che questa esperienza ha dato, e ciò che mi dice il mio contatto con la gente è che questa esperienza senza dubbio ha facilitato i rapporti, la vita sociale tra le persone, e questo clima di conoscenza e di aiuto è qualcosa che ancora rimane e va a beneficio della vita della comunità. Ecco, sono lieto di sentire queste parole, questa allusione all'impegno attuale che i giovani e le famiglie vivono, perché in effetti accanto poi all'impegno giocoso o lieto di quella settimana, le gare eccetera, ha portato alle volte anche degli interventi o delle parole piuttosto intense e anche un po' di scontro, insomma, no? L'entusiasmo, il tifo eccetera, però accanto poi alla scuola, alle relazioni poi, diciamo, anche, perché no, di innamoramento tra i nuovi arrivati e i ragazzi di qui, e poi anche le altre proposte che veniva con l'oratorio che si stava formando, quindi le gite, gli incontri, il circolo giovanile, la catechesi, l'oratorio, gli impegni, tutto è giovato a unire un po'. Se questo il parroco Don Adriano lo vede un po' nella testimonianza presente, mi dà grande gioia e sono contento che nel nome del Signore si possa anche continuare con sempre maggior lena. Grazie. Grazie Don Remo e auguri anche a te.